Io credo che in rapporto siamo intorno alle 6-7 mila unità di posti di lavoro messi a rischio. Parte da un numero secco quanto potenzialmente drammatico, Mauro Visentin, segretario della CGIL di Treviso, guardando la data del 31 marzo, giorno in cui scadrà il blocco dei licenziamenti, ma per la Camera del Lavoro trevigiana non basterà rinnovare gli ammortizzatori sociali, serve cambiarli. Noi chiediamo e lo stiamo chiedendo assieme a CISL e UIL anche a livello nazionale, nell'ultimo incontro fatto col governo, che ci sia una uniformazione degli ammortizzatori sociali. Ovviamente anche qua che ci sia una contribuzione per accedere agli ammortizzatori sociali. A Treviso a preoccupare maggiormente l'esercito di donne e giovani rimasto fuori dal capitolo delle nuove assunzioni, una generazione che si rischia di perdere per strada. Qui le mancate attivazioni rispetto al 2019 variano dal 40 al 50%, diverse migliaia di unità, soprattutto nel turismo. Tengono invece edilizia, farmaceutica, filiera del mobile, ma per ripartire davvero serve altro, in particolare un governo forte. Da qui il richiamo del sindacato. Io penso che tutti i politici, a tutti i livelli, si devono rimboccare le maniche e finalmente risolvere i problemi piuttosto che pensare al proprio futuro se prendono un voto in più o un voto in meno alle prossime elezioni.